Parliamo di un grande scrittore cileno, famoso, classe 1949, morto purtroppo nel 2020. Si tratta di Luis Sepúlveda, divenuto famoso in tutto il mondo anche grazie a un piccolo libro di narrativa per ragazzi, che poi è diventato un cartone animato di un autore siciliano, Enzo Dalò, la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Storia molto molto carina e d'impatto decisamente fiabesco. Nel corso della sua lunga carriera, oltre a numerosi libri dedicati anche agli adulti, ha scritto molto spesso piccoli romanzi di afflato appunto fiabesco, dedicati appunto a vari animali. E uno tra i più carini si intitola Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Relativamente recente, dato che uscì nel 2013. Ed è carino perché questo romanzo parte con una piccola prefazione, è anche parzialmente illustrato, in cui ci spiega come mai ha deciso di scrivere questa storia. Questa prefazione si intitola A proposito di questa storia. Qualche anno fa, mentre eravamo nel giardino di casa, mio nipote Daniel si mise a osservare attentamente una lumaca. Non a caso questo è un romanzo su una lumaca. Si potrebbe chiamare un romanzo di formazione o un romanzo di viaggio dedicato appunto al personaggio di una lumaca. All'improvviso voltò lo sguardo verso di me e mi fece una domanda molto difficile. Perché è così lenta lumaca? Acuta domanda, decisamente infantile. Gli dissi che in quel momento non avevo una risposta, ma gli promisi che un giorno, non sapevo quando, gliel'avrei data. Siccome un punto d'onore per me mantenere la parola, questa storia cerca di rispondere alla sua domanda. E quindi andiamo a scoprire l'incipit, l'inizio della storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. In un prato vicino a casa tua o a casa mia viveva una colonia di lumache sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai spinta fino al limitare del prato, né tantomeno fino alla strada asfaltata che iniziava proprio là dove crescevano gli ultimi fili d'erba. E siccome non avevano viaggiato, non potevano fare confronti, quindi ignoravano che per gli scoiattoli il posto migliore era sulla cima dei falci, o che per le api non c'era posto più piacevole delle arnie di legno disposte in fila dall'altra parte del prato. Non potevano fare confronti, ma non importava, perché per loro quel prato, dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante di denti di leone, era il posto migliore per vivere, perché evidentemente amavano mangiare questo tipo di piante. Quando arrivavano i primi giorni di primavera e il sole faceva sentire delicatamente la sua tiepida carezza, le lumache si svegliavano dal letargo invernale. Un lieve sforzo dei muscoli sollevavano fuori la testa e subito allungavano i cornini con in cima agli occhi. Allora scoprivano con gioia che il prato era coperto di erba, di piccoli fiori selvatici e soprattutto di saporiti denti di leone. Certe lumache, le più vecchie, chiamavano il prato paese del dente di leone e chiamavano casa la frondosa pianta di calicanto, che è un albero evidentemente, che ogni primavera germogliava con rinnovato vigore dalle foglie castigate dalla brina invernali. Sotto quelle fronte le lumache passavano gran parte del loro tempo nascoste allo sguardo avido degli uccelli. Fra loro si chiamavano semplicemente lumaca. E questo a volte creava qualche confusione, risolta con grande flemma. Succedeva per esempio che una del gruppo volesse parlare con un'altra, allora sussurrava: "Lumaca, voglio dirti una cosa." E questo bastava perché tutte le altre girassero la testa. Quelle che erano alla sua destra giravano a sinistra, quelle a sinistra giravano a destra, quelle che erano davanti si voltavano indietro, e quelle di dietro allungavano le testoline sussurrando: "E a me che vuoi raccontare una cosa?" Allora la lumaca che voleva raccontare una cosa a un'altra lumaca si spostava lentamente, prima a sinistra, poi a destra e subito dopo avanti e indietro, ripetendo: "Mi dispiace, non è a te che voglio raccontare una cosa", finché non arrivava accanto a quella a cui voleva davvero raccontare una cosa e in genere qualche avvenimento legato alla vita del prato. Le lumache sapevano di essere lente e silenziose, molto lente e molto silenziose, e sapevano anche che quella lentezza e quel silenzio le rendevano vulnerabili. Molto più vulnerabili di altri animali capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Per evitare che la lentezza e il silenzio le impaurissero, preferivano non parlarne e accettavano di essere come erano con lenta e silenziosa rassegnazione, cioè non se ne fanno un problema, sono così come sono, è la loro natura. Lo scoiattolo squittisce e salta svelto di ramo in ramo, il cardellino e la gazza volano veloci, uno canta e l'altra strida, il gatto e il cane corrono veloci, uno miagola e l'altro abbaia, ma noi siamo lenti e silenziosi. È la vita e non c'è niente da fare, sussurravano sempre i più anziani. Fra loro, però, c'era una lumaca che, pur accettando una vita lenta, molto lenta, e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza. O come mai?
mai? Semplice, perché in tutte le comunità c'è sempre qualcuno che è una voce un po' fuori dal coro, qualcuno che è un po' strano, un po' curioso, un po' diverso. Vediamo cosa succede nel capitolo secondo. La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non aveva un nome, come del resto non le avevano le altre lumache, e questo la preoccupava molto. Ecco, a differenza delle altre, lei si pone il problema: ma perché non ho un nome proprio che mi descrive? Mi chiamo solo lumaca, come tutte le altre, non ho niente di diverso. Le sembrava ingiusto non avere un nome, e quando una delle lumache più vecchie le domandava perché ci tenesse tanto, lei rispondeva come loro a bassa voce: perché Caricanto si chiama così, Caricanto. E perciò quando piove, per esempio, diciamo che andiamo a rifugiarci sotto le foglie di Caricanto. Anche il saporito dente di leone si chiama così, dente di leone. E perciò quando diciamo che andiamo a mangiare delle foglie di dente di leone, non ci sbagliamo e non mangiamo ortiche, anzi, mangiamo proprio quello che ci piace. Ma gli argomenti della lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non risvegliavano grande interesse nelle altre lumache. Mormoravano fra loro che le cose andavano bene così, che bastava sapere il nome del Caricanto, del dente di leone, dello scoiattolo e della gazza, del prato che chiamavano paese del dente di leone, e sostenevano di non aver bisogno d'altro per essere felici come erano, lumache lente e silenziose, tutte impegnate a mantenere umido il corpo e a ingrassare per resistere al lungo inverno, quando vanno in letargo. Però deve succedere qualcosa, altrimenti con tutto questo silenzio la lumaca protagonista rimarrà sempre in quest'albero e non vedrà mai il mondo, e quindi verrà fuori una qualche idea. Quale idea? Lo vediamo subito. Un giorno la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza, sentì. Cosa sentì? Beh, basterebbe andare avanti per scoprirlo, ma a voi toccherà procurarvi il libro e leggere questa bellissima storia, che si sviluppa in un viaggio bellissimo e pieno di sorprese e cose da imparare, perché il viaggio è l'esperienza forse più legata alla scuola e alla conoscenza che si possa immaginare. Quindi, buona lettura. Se vi ha interessato questa presentazione.